Buongiorno e buona domenica dal telegiornale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico con gli esponenti di Francia e Gran Bretagna, il presidente Macron e la premier britannica May, per il sostegno dato agli Stati Uniti nell'attacco avvenuto in Siria. Nella notte tra venerdì e sabato i bombardamenti hanno avuto successo ed erano necessari per indebolire il programma di armi chimiche di Damasco. È ribadito come la priorità in Siria sia quella di sconfiggere definitivamente l'ISIS. Tutti gli alleati della NATO hanno espresso il loro proprio sostegno, ha detto in conferenza stampa il segretario generale Stoltenberg, mentre continua a storcere il naso la Russia, che ha incassato anche una bocciatura da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel tentativo di chiedere proprio all'ONU di censurare il comportamento degli americani, nonostante Mosca parli ancora di numerosi punti oscuri a partire dal coordinamento dell'azione. Ma l'ambasciatore americano Huntsman ha riferito che gli Stati Uniti erano stati contattati prima dell'attacco in Siria per evitare vittime tra i militari russi e la popolazione civile. Grazie alla scoperta del corallo nero made in Puglia avvenuta nel 2012, il mondo della biologia si concentra sulla zona delle isole Tremiti dove il corallo cresce in maniera autoctona. Al giovane biologo Giovanni Chimenti, dunque, è stato assegnato il compito di approfondire e conoscere meglio la specie. Il progetto, finanziato da Sky National Geographic e dall'Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Biologia, lo sosterrà come responsabile delle esplorazioni. Il biologo è riuscito ad attirare l'attenzione dei grandi enti finanziatori grazie all'analisi compiuta sui coralli neri che formano dei veri e propri boschi con habitat ideali per altre forme di vita sottomarina. Ed ora un'ampia pagina sportiva, incominciamo con la pallavolo, due sconfitte con connotazione diversa per le squadre opantine della Bidonne. In Serie B1 la Libera Virtus perde in casa 3-2 nella decima di ritorno ad opera di una Gruppo Roma capace di ribaltare il pronostico sfavorevole. La partita è stata intensa sia nei primi scambi con Martellotti e Socci a dare filo da torcere alle avversarie che non si sono mai perse d'animo. Dopo aver vinto il primo set ai vantaggi 26-24 e il secondo per 25 28, scatta la reazione rabbiosa delle romane che pareggiano i conti con un duplice 25-21. Nel quinto set, infortunio non serio tra le file locali per Mauriello. Il tie-break resta in equilibrio fino al 13 pari. Poi la zampata vincente delle ospiti chiude la contesa 3-2. Pallavolo Cerignola invece è sconfitta in casa della Condor Catania e sulla gara pesa l'infortunio della giocatrice di punta Alessia Ameri nel quarto set. Nelle prossime ore verrà valutata l'entità dell'infortunio. Le Ufantine speravano in un rendimento diverso, nonostante abbiano combattuto bene nel primo e terzo set. La speranza è di recuperare al più presto psicologicamente e concentrarsi nella delicata sfida interna contro la capolista Modica il 21 aprile. Per la Libera Virtus, invece, il prossimo impegno sarà in trasferta contro la capolista Cutrofiato. Passiamo adesso al calcio. Il campionato di Serie B vive oggi, vissuto ieri, scusate, il 14° turno del girone di ritorno. Rimane tutto invariato per quanto riguarda la vetta della classifica. E per ciò che concerne le pugliesi, dopo la bella vittoria del Foggia sull'Ascoli per 3-0, il Bari è stato costretto al pareggio 2-2 a Pescara. Ricordiamo il quadro completo: Brescia-Carpi 1-1, Empoli-Provercelli 3-2, Frosinone-Spezia 1-1, a Novara Ternana. Novara 3-0, Palermo Cremonese Perugia Venezia 1-1, Pescara Bari 2-2, Salernitana Cesena ed Entella Avellino 1-1. Cominciati ieri anche gli anticipi per quanto concerne il 13° turno del campionato di Serie A con due importanti vittorie in chiave salvezza per Cagliari e Genoa. I sardi battono all'Arena alla Sardinia Stadium l'Udinese per 2-1, mentre Amarassi i Grifoni regolano il Crotone di Walter Zenga che comincia adesso un pochettino a traballare per quanto riguarda la lotta salvezza. Due pareggi senza reti sono avvenuti per quanto riguarda Chievo Torino ed Atalanta Inter. Oggi il resto del programma con l'attesa per la lotta scudetto che vedrà protagoniste che sono in tuttora protagoniste Juventus e Napoli. I bianconeri alle 18 contro la Sampdoria allo Stadium di Torino, mentre il Napoli nel pomeriggio affronterà la difficile trasferta di San Siro contro il Milan. Il quadro della giornata di oggi è completato da Fiorentina Spal, Bologna Verona, Sassuolo Benevento e il derby dell'Olimpico tra Lazio e Roma.
È tutto per questa edizione della Domenica del Telegiornale. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento, come sempre, alle 13 con Domenica Sport. Buona mattinata.